Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video che pubblicherò la vigilia di Natale, ma effettivamente è registrato in un altro giorno. Non sono stata più di tanto onesta per un calendario dell'avvento, ovvero quello di Douglas, perché l'ho aperto tutto e ho voluto lasciare l'ultima casellina il 24. Pubblicherò il video il 24 dicembre per farvi vedere tutta la carrellata di prodotti che ho trovato all'interno di questo calendario dell'avvento gigantissimo, non ci sta neanche dentro. Vi volevo raccontare un po' l'esperienza di questo calendario e come l'ho ottenuto e tutto quello che c'è da raccontare. Allora, come avete visto, è il calendario dell'avvento di Douglas, che in negozio veniva a 29,95 euro. Botta di culo che ho sempre io, praticamente. Se non trovo soldi per terra è perché ho scontistiche del tutto anomale. Non si sa neanche per quale motivo. Praticamente la commessa mi ha passato il prodotto e invece di venire 29,95 euro mi era venuto 12,95 euro. Non si sa per quale motivo. Stupite anche le commesse dal fatto che era andato in sconto poco prima dell'inizio di dicembre, perché questo l'ho preso oltre, no, il 30 no, perché ero fuori a cena. Il 29 l'avevo preso. Stupite dal fatto che probabilmente, non so, doveva andare scontato perché il mese di dicembre iniziava di lì a poco. L'hanno visto a 12,95 e volevano cambiare il prezzo. Io l'ho pagato quella cifra. Vado in giro nel supermercato e nel centro commerciale dove c'è Douglas, vado da Bottega Verde per fare dei regali e racconto la mia esperienza, le commesse, c'erano anche dei clienti, sono praticamente scappati via per andare da Douglas a prendere questo calendario dell'avvento, che è una valigetta. L'ha preso anche Harry Kitten nel 1986, che saluto, è finalmente ritornata a fare video. L'ha preso con lo sconto di check bonus, quindi se accumulate dei punti con le applicazioni potete pagarlo a meno. Lei l'ha pagato con 10 euro in meno, io comunque l'ho pagato con il 58% in meno, sbagliando da parte della commessa, però l'ho pagato in meno. E insomma, sono andati questi clienti, anche la commessa di Bottega Verde, per poi ritornare a mani vuote perché c'era stato un errore e effettivamente costava ancora 29,95 euro. Peccato sì, per me no. Io mi sono sentita da una parte in colpa per la commessa che ce ne ha rimesso, però è anche vero che deve stare lei attenta e se stava trafficando, facendo qualcos'altro, non è colpa mia se sbaglia. Ero tutta il più anche disposta a tornare indietro, però ho detto, senti, lo scontrino me l'ha fatto. Sapete quante volte mi sono successe a me cose che mi hanno fregato? Beh, una volta frego io le persone. Oh, la ruota gira, praticamente. Che cosa vi posso dire di questo calendario dell'avvento? Vi indicano già le marche disponibili e che troverete qui di fronte. Troverete prodotti Douglas, prodotti Ariana Grande, Artemis, Detox, Tony Guard, Hey, Wage, Organic, Anai, Grane, Yake e Isadora. Sono dei marchi che conosco oppure no, tipo Detox l'avevo già provato, quindi so di che marchio stiamo parlando. Artemis ho visto che è rivenduto da Douglas, i prodotti Douglas qualcuno lo conosco. Isadora ne ho sempre sentito parlare. Questo prodotto della linea organica invece non l'avevo mai sentito. Ciò che non mi piace di questo calendario è che uno è tanto ingombrante, è veramente enorme, non mi piacciono più di tanto i calendari dell'avvento, tanto grandi. È vero che se ci devono stare delle cose dentro, serve uno spazio anche abbastanza capiente, però è fatto un po' male secondo me. Inoltre non si distinguono bene i numeri o non sono facili da vedere perché non sono messi in ordine 1, 2, 3, 4, 5, ma sono sparpagliati quelli e arrivando quasi a metà dell'apertura del calendario dell'avvento, ho fatto veramente molta fatica a distinguere i numeri, soprattutto dove stavano. Inoltre c'è un numero che mi sembra sia il 4, che è messo sopra, o il 3 anzi, il 3 è messo sopra al logo con scritto 24 per Christmas Wonderland Dallas e anche questo il 16.
che sono veramente difficili da cogliere. Non so, andrebbe rifatto bene. Forse non va bene la colorazione che hanno deciso per questo calendario dell'avvento. Mi piace comunque che abbiano tutte queste finestrelle, fate conto, come decorazione. Ma tanto poi dopo, se strappiamo i tratteggi per aprire i regali, roviniamo tutto. Allora io vi direi di, prima di aprire la casella numero 24, di vedere insieme tutta la carrellata di prodotti che ho trovato. Io mi scuso già in anticipo perché quelle riprese le ho fatte col cellulare, non sono tutte dritte, però cuccatevele così, papale papale, cuccatevele così. Così vedete un po' che cosa ho recuperato. Per chi non mi segue su Instagram potrà vedere qui tutti i prodotti. Ogni giorno ho pubblicato tutte le cose che ho trovato dentro questo calendario dell'avvento nelle stories. E secondo me, insomma, anche belle fatte. Anche una in palestra mi diceva: sono contenta, non aspetto altro di vedere le tue stories perché sono curiosa, voglio vedere che cosa c'è all'interno dei calendari dell'avvento. Ecco, un po' è questo quello che mi piace fare, come a me piace guardare gli unboxing, quindi se arriva qualche pacchetto a qualcuno mi piace spulciare, ma anche su YouTube comunque. Altra cosa, prima di farvi vedere la carrellata, che non vi ho detto, che è una cosa che non mi piace, avete tutto dietro spoilerato, cioè qua dietro troverete la lista di tutti i prodotti con gli ingredienti, i PAO e le quantità, e quindi sapete che cosa troverete tutte queste cose, e qua avete tutte le indicazioni. Sinceramente non sono andata a leggermi cosa mi manca, no. E neanche non voglio vedere. Tra tutte le cose che ho trovato mi manca una palette e un mascara. Queste due cose non le ho trovate. Ho trovato dei doppioni, due smalti, due maschere, due bagno doccia. Perché? Basta uno. Ce ne sono tante di cose da mettere dentro. Vabbè, non credo che il prossimo anno lo riprenderò, anzi, io come calendario dell'avvento volevo prendere quello di Look Fantastic, però veniva un salasso, 94 euro, non mi andava proprio di darglieli, anche se è una bella cassettiera che si può riutilizzare, però aspetterò probabilmente l'anno prossimo vedrò che cosa fare, però volevo prendere qualcosa di un poco più sostanzioso. Come veniva quello di Look Fantastic? Perché con 94 euro avevate all'interno un valore di 300 euro di prodotti. Molto succulento era quel calendario dell'avvento. Però insomma, quelle erano le mie finanze in quel momento. Non avevo voglia di spendere 94 euro principalmente per dei prodotti che capisco se fossi un po' senza dico ok, ma per il resto no. Non credo collegherò questo video con un altro perché molti dei prodotti che ho trovato sicuramente non andrò ad utilizzarli. Volevo metterli in palio a voi, ma se lo attacco a questo video, anche se avrebbe un po' di senso logico attaccarlo, lo metterò in altri video, quindi rimanete sintonizzate che ci saranno dei regali per voi, perché sicuramente tante di queste cose, per gusto mio personale o perché ne ho tante, non andrò ad utilizzarle, preferisco regalarle a voi. Quindi, carrellata dei prodotti che ho trovato, e fatemi sapere in quella carrellata se c'è qualcosa che vi piace o meno, o se reputate interessante questo calendario, e a dopo con l'apertura della casella numero 24. Burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you.
Just me and you.
days burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. E eccoci. Apriamo allora questa casella numero 24. La apriamo? No, non la accendiamo, la apriamo. Direi di sì. Dai, la apriamo. La apriamo. No, la apriamo, strappiamo. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? No, ti prego, non dirmi che è una cosa oscena che non... Un profumo. Un profumo. Devo dirvi la verità che ci sono rimasta un pochino male. Sì, un profumo così, fatto a boccettina, che tra l'altro è di 15 ml della Tony Guard. Probabilmente verrà anche tanto. Io non conosco questo marchio. Effettivamente della Tony... No, della Tony Guard avevo già trovato qualcosa, quindi per me era impossibile capire... Insomma, no, 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 non ci sono rimasta molto contenta, per niente. Mi aspettavo un mascara, neanche un mascara all'interno di questo calendario dell'avvento. Neanche una mini palettina, un ombretto, neanche della Douglas. Oh, oh, no, non lo prenderò più l'anno prossimo il calendario dell'avvento di Douglas. Mi dispiace, questo va sicuramente nella mia collezione di mini boccettine, perché è da 15 ml, forse la userò anche. Vediamo, mi piace? Mi piace? Sì, non mi dispiace, ma non è una profumazione per la quale io vado matta. Si chiama My Honey Pearl Spray della Tony Guard, 36 mesi di pau per 15 ml di prodotto. No, ci sono rimasta malissimo! Penso che la reazione facciale mia abbia detto tutto, perché io sono molto espressiva. E si vede subito se una cosa mi piace o non mi piace. No! No, io mi aspettavo un mascara. Per la forma della casellina mi aspettavo un mascara. Devo essere sincera, un mascara. Vabbè, dai. Aggiungerò e dovrò fare di nuovo l'aggiornamento delle mini taglie di profumi, perché con questa, dopo che avevo fatto il video sulle mini taglie, si sono aggiunti 3 profumi in versione mini. Che bello. E perciò niente, allora a questo punto posso cestinare questo calendario dell'avvento che non mi ha dato nessuna gioia. Al momento mi ha dato più gioia, via, via. Mi ha dato più gioia sinceramente il calendario dell'avvento, che è costato un pochino di più perché costa sui 40 euro, però che ha tutti i prodotti coreani. Il sito Beautitude Boutique lo rivendeva, quello vi registrerò proprio l'unboxing in diretta il 24, credo, lo farò, così lo potrò pubblicare il 25 o il 26 al massimo. Questi calendari dell'avvento ve li voglio portare proprio in clima natalizio, se non il giorno prima, il giorno dopo, insomma, o il giorno stesso, tanto io il 25 sarò a casa, un giorno come tutti gli altri, perché non andremo a festeggiare, non faremo un nisba, non faremo un tubo. Infatti per me Natale è il periodo più triste, compreso Capodanno, perché in casa mia non si fa mai niente, non si festeggia mai niente, se c'è la possibilità di andare fuori viene sprecata, non viene colta, invece io non sono come i miei, perché sono i miei che sono molto all'antica, non vedo l'ora di andare via da questa casa il prima possibile. Delusione, delusione totale. Non taglierò niente se non quando mi sono imbalberata. E fatemi sapere se per 29,95 valeva la pena questo calendario dell'avvento o no. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, per tutti i commenti che mi lasciate, per tutta la compagnia che mi avete fatto in questi giorni prima di Natale, con video vecchi e video nuovi. Io vi auguro buone feste, buon Natale, abbuffatevi, divertitevi, state con le persone con cui vi sentite al vostro agio, bene, che vi fanno sorridere, che vi riempiono, insomma, non abbattetevi, cercate sempre di cogliere un qualcosa di positivo nella vita, che c'è sempre, comunque in ogni caso, anche se tutto va a rotoli, sicuramente c'è un qualcosa che va bene, non può andare tutto a rotoli, siamo noi che lo vediamo così, però secondo me c'è sempre qualcosa di positivo, se con gli affetti, il lavoro, la salute, insomma vi auguro tutto, 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 tutto quanto, e ci vediamo nel prossimo video. Mi riprendo un po' dalla delusione, sinceramente.
Un bacione di nuovo e alla prossima. Ciao!